Questo è un primo passaggio, quindi siccome io sto girando molto l'Italia e una cosa che devo dire sinceramente mi preoccupa è che sto vedendo che se da un lato stanno nascendo 100 fiori, dall'altro lato stanno nascendo anche 100 seggioloni, cioè ci sono tante associazioni, ciascuno si fa la sua cosa e il vero problema è sarà difficile fare un coordinamento, perché già la parola coordinamento suona male, ma almeno, per esempio, oggi io adesso alle 3 devo essere prendo il treno per Milano, c'è una grossa manifestazione in piazza Duca d'Aosta e c'è un'altra grossa manifestazione in piazza 25 aprile. Allora ragazzi, ma come? Ma mettetevi assieme, ma non è possibile, non è possibile. Allora, non ce la faremo mai se non riusciamo a fare questo. Allora, il gruppo di Salomano è solo a disposizione per questo, mettetevi sopra quello che fate, perché ho scoperto delle cose stupende, per esempio nel Piacentino, a Baggio, a Nord Milano si stanno creando delle comunità addirittura che cercano di essere autonome dal punto di vista dell'agricoltura, dal punto di vista dell'assistenza medica, dal punto di vista dell'assistenza amministrativa, come se si formassero delle province autonome fra cittadini. Ma sono esperienze interessantissime, alle quali poi bisogna dare un aiuto, bisogna dare una consulenza. Io per quello che posso fare, ripeto, metto a disposizione, io poi me ne occupo soprattutto dal punto di vista della comunicazione, per quello che posso. E che devo dire? Non basta, non devo dire nient'altro, se c'è qualche domanda sono a vostra disposizione.